Nel senso che allora. Ciao Darwin anche è stato accusato di volgarità. E lo era in molte cose. Ma manco per niente. Ma come no? La battaglia fra travestiti e scambisti piuttosto. Io sono venuto ospite volentieri. Ma chi eri, ancora... tra i travestiti o gli scambisti? No, ero venuto una settimana prima. Ero venuto un anno prima circa. Lo so, mi ricordo. Questo è la differenza. Lo so. Noi non facciamo questo tipo di battute, tu le fai. Allora, uno o due anni prima. Infatti con me si faranno venuto. Una risata. Date il microfono a Timperi. Allora, ognuno fa il suo mestiere. Ma è giusto. Due anni prima che tu eri su un'altra linea e il programma aveva ugualmente successo. Qual è? Aspetta, allora, sono venuto a capitanare la squadra di coloro che erano secchioni contro i culturisti, che era divertente. Sì, ovviamente abbiamo vinto noi, non i culturisti. Alessandro, però. Però poi quando tu. Un secondo, quando tu scivoli in quella dimensione lì, secondo me scivoli nella volgarità. Lì ti hanno ancora premiato. Con italiani, secondo me, giustamente ti hanno punito. Travestisti e scambisti sono lo stesso aspetto della realtà, fanno parte della realtà, la televisione fotografa la realtà, che male c'è? Sai che cos'era? Ah, scusa Tiberio, sai che cos'era Darwin? Era un varietà che aveva una volontà di fondo sottilissima, che era quella di cercare di scrostare un pochettino la grande menzogna che viviamo quotidianamente, dove ci dicono che c'è da una parte il bene e dall'altra il male. Dove quotidianamente ci dicono che dobbiamo avere dei nemici, che sono quelli che sono diversi da noi. Nella volontà di Darwin era quella di fare delle puntate dove abbiamo avuto bianchi contro neri, abbiamo avuto omosessuali contro eterosessuali, atei contro credenti, perché sono tutte persone, indipendentemente da ciò che credono e da ciò che vogliono e da ciò che fanno. E quando giocano insieme, hai semplicemente tolto... La patina della menzogna. Cercano di creare sistematicamente a tutti noi culturalmente dei nemici, perché se tu hai dei nemici hai paura, se hai paura hai bisogno di qualcuno che ti comanda, automaticamente non fai nient'altro che alimentare un potere, dividete timpera. Ma voi fate tutti della filosofia, il giovinotto qua parla tantissimo, la signorina fa continuamente della filosofia. E c'ho la tesi. Lei è una filosofa? Ma mi sembra, perché non fate invece dei programmi un po' più sopportabili? Le signorine non si vestono un po' meglio. Guardi, ha perfettamente ragione. Mi permetta. Prendo spunto e il prossimo programma lo confezionerò affinché il suo intelletto in espansione abbia soddisfazione nel mio esercizio della parola e del concetto. Vado a rispondere a Lina Sotis, prego. Bonolis. Che merito. Prego. Bonolis, a me è concesso parlare così, perché almeno parlo poco. Sì, lei ma sembra parla al 9000. Mi mette un po' di paura. Uno ci topona, chi male. È? Sono Lina Sotis. Ma è solo quello, il concetto è corretto, signora. Lei è una signora, io sono mefistofelico, le chiedo scusa subito. Lei è un giovinotto, ma parli di me. Va bene. Una pagina di grande televisione. Sembravo Martufello, ecco, durante il vero reality show, ecco. Una pagina di grande televisione, il microfono è giusto.